Ciao! Oggi per questa puntata di Connettere l'Ambiente parteciperemo al Giretto d'Italia, che è una competizione nazionale per promuovere gli spostamenti casa-lavoro. Andiamo in città metropolitana. Siamo fermi dalle 7:30, ma sono contento che sei arrivato in bicicletta. L'iniziativa del Giretto d'Italia e quindi è positivo. Che iniziativa è? L'iniziativa è promossa dall'Ambiente, grazie al supporto della Coldiretti che ha fornito le mele di azzardo. Secondo te servono queste iniziative? Tutto serve per incentivare l'uso della bicicletta, serve per quantificare i passaggi non solo nel nostro ente, ma anche la città di Torino ha 4 punti di rilevazione. E tu sei venuto in bici? Io oggi presidio la postazione, ma sono arrivato in bicicletta da Sollegno e arrivo tutti i giorni, consiglio tutti. Quindi è positivo. Assolutamente. Grazie. Andiamo a sentire i pedoni allora. È andata questa giornata? Hanno aderito in molti? Sì, la giornata è andata bene. Qui all'ingresso principale della sede dovevamo registrare chi arrivava a piedi e chi utilizzava mezzi micromobilità elettrica, uno per tutti i monopattini principalmente. È stata abbastanza positiva come iniziativa perché abbiamo potuto registrare oltre 30 persone che vengono a lavorare a piedi e 4 che si sono presentate con il monopattino. Ciao Elena, tu che sei la mobility manager della città metropolitana, cosa ci puoi raccontare delle iniziative della città metropolitana per la mobilità sostenibile? Allora, anche quest'anno la città metropolitana di Torino aderisce alla settimana europea della mobilità sostenibile promossa dalla Commissione europea con una serie di iniziative volte ai dipendenti ma anche al territorio. In particolare oggi si svolge il Giretto d'Italia che è arrivato alla sua 13ª edizione promosso da Legambiente e da Euromobility e oggi premiamo quindi i dipendenti arrivati al lavoro in bicicletta, a piedi e col monopattino. In totale abbiamo registrato circa un centinaio di arrivi con questa modalità. Inoltre questa settimana lanceremo sempre per i dipendenti un'app per il carpooling Co&Go che quindi permette l'organizzazione dei viaggi in carpooling con un cashback di 30 centesimi. L'app è rivolta a tutti i residenti sul territorio ed inoltre vede anche la partecipazione di alcuni testimonial particolari come l'Università degli Studi di Torino. Importante anche la promozione dello smart working con il progetto Lavoro Agile per la PA e anche l'utilizzo del trasporto pubblico locale per arrivare al lavoro attraverso il progetto Mobilitiamoci, cui quest'anno aderiscono circa 350 dipendenti. Bene, per questa puntata di Connettere l'Ambiente è tutto. Oggi abbiamo promosso la mobilità sostenibile e noi ci vediamo alla prossima puntata. Usate sempre la bici.